Serviva Sant'Efisio per farci tornare alla vittoria. Serviva veramente Sant'Efisio, la maglia di Sant'Efisio, Sant'Efisio in generale. Serviva tutto, tutto per far tornare questo Cagliari alla vittoria che batte la Ternana per 2-1. Partita che è stata un parto. Una roba veramente difficile a decifrare perché sulla carta ovviamente siamo superiori noi. Ma il campo ha detto altro. Cioè, per quanto mi riguarda, nel primo tempo soprattutto è stata una gara equilibrata. Cagliari che si è portato in vantaggio praticamente subito con il gol di Dejola su cross pazzesco di Nandez. E poi dopo la Ternana è salita in cattedra. Cioè, c'è poco da dire. La Ternana forse il primo tempo l'ha giocato anche un po' meglio di noi. Perché a parte il gol del pareggio, hanno avuto anche qualche occasione, qualche mischia in area che insomma poteva veramente essere pericolosa. Il secondo tempo invece con praticamente la girandola di cambi che c'è stata da parte di Ranieri, l'inserimento comunque di Altare al centro della difesa, la soluzione ecco, di togliere Di Pardo e mettere Barreca, quindi un terzino di ruolo a sinistra, quindi rimettendo Zappa a destra perché Zappa a sinistra diciamo che non ha sfoderato una grandissima prestazione. Lui, che è un destro naturale, a sinistra fa fatica, non è come Azzi che è abituato a giocare a sinistra. Diciamo che poi c'è stato anche l'ingresso di Luvumbo al posto di un Pavoletti, diciamo ancora in ripresa. E poi c'è stato anche l'ingresso di Rog, che mi ha stupito perché anche Rog, come Pavoletti d'altronde, torna da un infortunio. E ragazzi, Rog ha giocato bene. Ronga ha dato quel qualcosa in più al centrocampo che nel primo tempo non c'era, che Lella non è riuscito a dare, che lo stesso Dejola, a parte il gol, non è riuscito a dare. Cioè, il Rog che abbiamo visto oggi chiaramente non è il Rog che conosciamo, che abbiamo imparato a conoscere negli anni passati, però è un Rog dal quale possiamo trarre un grande aiuto in questo finale di stagione. Una sola cosa. Siccome è stata una partita abbastanza ricca di episodi, calci di punizione, calci d'angolo, io non avrei, diciamo, lasciato fuori nemmeno Viola. Cioè io Viola personalmente l'avrei inserito in campo, magari al 70esimo, al 60esimo. Comunque gli avrei fatto fare qualche minuto perché lui ha un piede discreto, a parte il fatto che insomma, il girone d'andata non è stato, ma anche perché l'abbiamo visto solo nel girone d'andata, non è stato sicuramente un fenomeno, però qualcosina da un punto di vista tecnico si era visto e quindi in una partita del genere poteva sicuramente essere magari un'arma in più, però va bene lo stesso. Gol del 2-1 che poi arriva proprio appunto di Zappa, che insomma arriva un po' in maniera rocambolesca lì. Alla fine siamo riusciti a vincere questa partita un po' anche di inerzia, veramente un po' di inerzia perché oggettivamente siamo più forti della Ternana dal punto di vista dell'organico. Siamo riusciti comunque a rimanere compatti, a non, diciamo, disunirci dopo anche il gol del 2-1. E diciamo che abbiamo, secondo me, meritato la vittoria alla fine. Tutto sommato una vittoria piuttosto meritata questa del Cagliari. Adesso, io non ho visto la classifica, non ho ancora visto la classifica, ma comunque questi 3 punti ci fanno comodo. Non so sinceramente cosa abbiano fatto le altre, anzi in realtà le altre mi sa che non hanno proprio giocato, giocheranno domani. Quindi diciamo che abbiamo iniziato bene, almeno il nostro l'abbiamo fatto per questa giornata, speriamo ecco, che le altre non vadano a vincere o comunque in qualche modo no, speriamo in qualche passo falso, perché a questo punto dobbiamo sperare anche un po' in quello, c'è poco da dire ragazzi. Adesso 3 partite ci mancano, affronteremo Palermo, affronteremo il Cosenza e affronteremo il Perugia, proprio il Perugia sarà la nostra prossima sfida. Andremo in casa loro in Umbria. E quella, diciamo che adesso sì, sono 3 partite tutte abbordabili, ma contro squadre che non hanno ancora finito la loro stagione. Perché il Perugia si sta giocando comunque la permanenza. Palermo si sta giocando l'entrata ai playoff. E il Cosenza più o meno lo stesso discorso del Perugia. Alla fine anche loro si stanno giocando il posto del playout. Quindi 3 partite che sulla carta il Cagliari deve assolutamente vincere, ma che ci vedrà contro degli avversari non semplici da affrontare in questo momento soprattutto.
Resta il fatto che questa vittoria comunque lascia delle cose buone, lascia delle cose meno buone, perché stesso discorso di Parma, abbiamo avuto tante occasioni per poter segnare, per poter chiudere questa partita, non l'abbiamo fatta, è finita 2-1, poteva finire 3-4-1 volendo, perché dopo il gol del 2-1 ci sono state le occasioni di Dossena, c'è stata un'occasione per Altare, un'occasione per mi sembra anche Luvumbo, quindi potevamo sicuramente fare qualcosa di più e segnare qualche gol di più, però resta il fatto che abbiamo vinto e questa è la cosa più importante. Detto ciò, niente, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto, forza, che sempre. E ciao ciao.